che entro 5-6 anni probabilmente riusciremo a rivalutare il nucleare anche in Italia. Una volta che dovesse essere presa questa decisione, qual è l'iter perché l'Italia possa effettivamente produrre nucleare? Sistemiamo i reattori che ci sono già, No, quelli costruiamo sono. degli altri, che succede? Allora, i reattori che abbiamo ovviamente sono in fase avanzata di smantellamento, bisognerebbe solo costruire il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi per poter finire di smantellarli, perché attualmente non abbiamo un posto dove mettere le cose che smontiamo. E no, dovremmo costruirne di nuovi, dovrebbe esserci una procedura di selezione dei siti con opportuna discussione con gli enti locali. Posso dirvi che so per certo che c'è un comune in Italia che vorrebbe, ci terrebbe molto ad avere una centrale nucleare, che è quello di Trino Vercellese, che ce l'aveva già e i cui abitanti sono in larghissima maggioranza nostalgici della centrale nucleare che avevano. E quindi si fa una procedura di selezione dei siti, si fa un appalto internazionale dove chiediamo, insomma, chi vuole costruirci questi reattori, che condizioni, che prezzi ci fa. Si sceglie la tecnologia e il fornitore. Adesso, diciamo, i player sul mercato sono, oltre alla Russia e alla Cina, sono Francia, Corea e Stati Uniti. Ci sarebbe anche il Canada, ma ha una tecnologia molto diversa, quindi o scegli il Canada o scegli tutti gli altri, essenzialmente. Però non è escluso che tra qualche anno vi siano altri player sul mercato, perché per esempio Hitachi sta per lanciare un nuovo modello di reattore, poi ci saranno tutti gli SMR, quindi i reattori modulari di cui parlavo prima. Quindi si fa un appalto, si sceglie il sito, si sceglie il fornitore, si fa una legge per finanziare la cosa, che lì bisogna decidere quanto finanziamento pubblico, quanto privato, tenendo presente che il finanziamento pubblico ha un costo che si paga con tassazione o con debito in qualche modo, quindi è un costo per i cittadini, ma riduce il costo dell'energia, perché il privato se investe vuole guadagnare, e quindi se lo Stato ti dà 50 miliardi, che sono il costo più o meno di una decina di reattori, se lo Stato ti dà 50 miliardi ne devi restituire 50, se il privato ti dà 50 miliardi ne devi restituire 60, e quindi quando 60 se non di più, anche 70 se questo finanziamento è a 10 anni o a 20. Per cui se si decide qual è il finanziamento, ci sono anche ovviamente strutture miste privato-pubblico, e a quel punto si può partire col cantiere.